Bentrovati amici di InfoCilento e benvenuti ad Obiettivo Benessere. In questa nuova rubrica cercheremo di affrontare tematiche legate all'alimentazione, quindi allo stare bene con il nostro corpo e al benessere. Avrò in videocollegamento con me la dottoressa nutrizionista biologa Anna Maria Midillo e lo chef Gianluca Russo. Insieme cercheremo di affrontare appunto queste tematiche legate proprio al benessere e allo stare bene con il nostro corpo. Ecco, innanzitutto saluto la dottoressa che è qui con noi oggi. Buongiorno e benvenuta. Allora, come dicevo in apertura, in questa rubrica appunto parleremo proprio del benessere e quindi anche dell'alimentazione e di come stare bene appunto con il nostro corpo. Ecco, lei è una nutrizionista, quindi saprà dirci proprio nel dettaglio come affrontare insomma una dieta anche varia, equilibrata, e entriamo proprio nel dettaglio e vediamo qual è il ruolo del nutrizionista e proprio che cos'è proprio la nutrirsi insomma. Allora, sì, intanto facciamo una premessa, nel senso il concetto intanto di salute e di benessere, che cos'è? Diciamo sono dei concetti difficili da spiegare sicuramente in poche parole, perché per spiegarli dobbiamo fare riferimento a tanti fattori, certo. Fattore genetico, fattore ambientale, fattore psicologico, ma anche il fattore nutrizionale. Per quanto riguarda appunto la nutrizione, posso dire che quando si è in buona salute, diciamo quando si è appunto in buona salute, si raggiunge uno stato appunto di benessere fisico e mentale. Per la nutrizione, sicuramente un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Al contrario, quando invece un'alimentazione non risulta corretta o è inadeguata, può incidere negativamente proprio sul benessere, quindi psicofisico, e può essere un fattore di rischio poi per numerose patologie. Certo. Il ruolo del nutrizionista è fondamentale. Quando rivolgersi, appunto, diciamo, ad un nutrizionista, come... Allora, sì, rivolgersi al nutrizionista, sia al medico, quindi che al biologo nutrizionista, è importante rivolgersi perché sono delle figure professionali, quindi specializzate nel campo della nutrizione. E quando un paziente si rivolge, diciamo, perché deve migliorare il proprio stato di salute. Quindi si può rivolgersi, diciamo, ci si può rivolgere al nutrizionista sicuramente quando si devono seguire delle diete dimagranti mirate alla perdita di peso, perché si è in condizioni di sovrappeso o obesità. Oppure al contrario, quando ci si alimenta troppo poco e quindi bisogna recuperare il peso in maniera equilibrata, soprattutto andando a recuperare la massa muscolare, che è quella metabolicamente attiva, anziché la massa grassa. Ovviamente diciamo che ogni comunque piano alimentare è basato, no, singolarmente da soggetto a soggetto, quindi non ce ne può essere uno generico per tutti, perché spesso si fa questo errore, no? Magari seguire anche, insomma, quindi invece specifichiamo bene che ogni persona deve seguire un proprio piano alimentare, giusto? Sì, assolutamente. Infatti il nutrizionista deve fare una valutazione iniziale, quindi del peso, della composizione corporea, quindi del soggetto, eventuali patologie o condizioni speciali, ad esempio una donna in gravidanza, quindi è importante che abbia una dieta specifica per lei e per il futuro bambino, oppure in condizioni patologiche, quindi in presenza di diabete o sindrome metabolica, o in presenza di intolleranze alimentari, quindi ad esempio in celiachia, oppure con l'intolleranza al lattosio. Quindi certo, è importante che ognuno si abbia una dieta personalizzata. Ok, e poi vorrei affrontare appunto un'altra tematica molto importante, che è appunto quella delle diete fai da te. Spesso anche con l'avvicinarsi dell'estate, la fatidica prova costume, ci si affida a queste diete fai da te, che spesso influenzano anche i giovanissimi, no? A cercare appunto, magari alternano dei giorni di digiuno, altri solo pranzo, solo cena. Ecco, parliamo bene anche del perché non affidarsi a queste diete e cosa fare per seguire appunto una dieta varia, equilibrata e adatta di persona in persona. Allora sì, quindi sicuramente bisogna stare attenti, come detto, alle diete online, alle diete fai da te. Quindi sicuramente oggi c'è una forte tendenza a scegliere una dieta online, quindi la dieta rigirata anche dall'amica o dall'amico, piuttosto che affidarsi a un nutrizionista, proprio perché ad oggi si parla molto di cibo e di alimentazione. Le diete fai da te, diciamo, che vanno un po' più di moda e che ho visto quindi dalla mia esperienza, sono quelle che
che prevedono l'eliminazione, ad esempio, non corretta di alcune fonti di carboidrati. Ad esempio, molti eliminano il pane e la pasta con la convinzione che facciano aumentare di peso. Oppure si seguono delle diete iperproteiche, quindi si mangiano più proteine con la convinzione di mettere più muscoli. Oppure le diete a base di integratori o di bevande come gli shaker che vengono venduti proprio come prodotti dietetici destinati a sostituire proprio un pasto Ecco, completo. appunto, proprio parlando di integratori, ricordiamo sempre che gli integratori integrano comunque già una dieta equilibrata, altrimenti Assolutamente, molti si affidano solo agli integratori pensando di fare un pasto sostitutivo, d'accordo. mentre invece è giusto integrano. Sì, infatti l'errore è questo, perché ci sono diversi protocolli dietetici, quindi diverse diete, che hanno avuto tanto successo mediatico, proprio perché hanno portato a una perdita di peso veloce. Però dimagrire in fretta non vuol dire sempre dimagrire nel modo giusto, perché la perdita di peso a volte può andare a intaccare una componente corporea che non è quella da perdere, ad esempio i liquidi o la massa muscolare. Quindi bisogna perdere invece la massa grassa. Quindi bisogna stare attenti a queste diete online, alle diete appunto rigirate, perché per prima cosa dobbiamo pensare che non siamo tutti uguali, quindi non solo nella composizione corporea, ma abbiamo anche gusti alimentari diversi Diversi. e soprattutto un comportamento alimentare diverso. Certo, quindi appunto affidarsi a queste diete poi comporta anche dei rischi, no? Alla salute proprio. Quindi quali sono i rischi maggiori ai quali comunque incorriamo seguendo questo tipo di diete? Sì, allora i rischi possono essere diversi. Sicuramente se le diete non sono corrette dal punto di vista nutrizionale, non soddisfano le esigenze del proprio corpo, si possono appunto avere degli squilibri nutrizionali e uno stato di malnutrizione, caratterizzato quindi ad esempio dalla perdita o dall'assunzione non adeguata di vitamine e di minerali. Il corpo può avere poca energia, proprio perché riceve poco nutrimento, quindi il corpo può essere stanco, affaticato, si possono avere giramenti di testa, dolori muscolari, proprio perché si mangia poco e si mangia male. E quindi questa, diciamo, esclusione di alimenti, a discrezione propria può portare, oltre a questi squilibri nutrizionali, anche a delle condizioni patologiche e metaboliche più gravi. E può essere un fattore di rischio anche per lo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare, quale l'anoressia nervosa, il che è molto grave. Sì, perché poi spesso quando ci si affida a queste diete, magari si elimina completamente la colazione, oppure si fa solo il pranzo, solo la cena, però diciamo che appunto il nostro corpo ha bisogno proprio di diversi, no? Di tutti i tipi di nutrienti per funzionare bene e per stare bene in salute. Ecco, appunto parliamo proprio di quali sono nello specifico i nutrienti di cui ha bisogno proprio il nostro corpo per stare in salute e dalla regia poi ci manderanno anche l'immagine appunto di un piatto sano e di come gestire, no? Anche i tipi di alimenti. Allora, sì, allora, intanto il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti per funzionare correttamente, proprio perché non esiste un alimento completo dal punto di vista nutrizionale. Quindi alcuni alimenti devono essere assunti perché forniscono energia, altri sono importanti quindi per la funzione strutturale, per le funzioni, diciamo, per preservare l'integrità strutturale delle cellule o dei tessuti, e altri quindi a rendere possibile proprio i processi fisiologici. Quindi per questo motivo l'alimentazione deve essere quanto più varia ed equilibrata. Come potete vedere dall'immagine del piatto sano, è un'immagine che è stata, appunto, che è stata, diciamo, fatta da alcuni esperti di nutrizione dell'Harvard School, ed è un concetto del piatto sano che non è una dieta, quindi ci tengo a Sì, precisarlo, certo. perché poi ovviamente È una queste linea guida, indicazioni diciamo. sì, Linea guida. riadattate poi al soggetto, quindi in base alle frequenze, alle porzioni adeguate che il soggetto deve assumere. Allora, questa è l'immagine, rappresenta quindi un comune piatto da portata diviso in diverse parti. La prima parte, come potete vedere, un quarto è composta dai cereali.
i quali sono la fonte di carboidrati, quindi pane, pasta, riso o cereali in chicco, quindi come orzo, farro, avena, quindi quinoa e grano saraceno, e sono la principale fonte di energia. Vengono consigliati appunto cereali o prodotti integrali in quanto hanno un effetto più blando sugli zuccheri, quindi vanno a ridurre un po' il picco glicemico, quindi la glicemia, diciamo, in termini più semplici. Una parte invece, un altro quarto del piatto è formato dalle proteine, quindi i secondi possiamo dire, no? Quindi pesce, carne, uova, Uova. appunto, formaggi e legumi. Quindi è diciamo, un gruppo molto importante perché appunto ha la funzione di appunto fornire le proteine, quindi importanti per le funzioni strutturali e per mantenere appunto la massa muscolare. Bisogna variare il più possibile. Queste sono le fonti che devono variare il più possibile in una dieta. Si predilige il pesce, quindi il pesce azzurro in particolare, Esatto, che è perché è proprio della un'ottima dieta fonte mediterranea anche, no? della dieta, esatto, dieta mediterranea, un'ottima fonte infatti di alcuni grassi essenziali proprio per il benessere del corpo. Oppure i legumi sono anche molto importanti perché sono una fonte di proteine vegetali. E devono essere assunti quindi in alternativa alle proteine poi animali. Ovviamente sempre dosati nella giusta misura, anche per quanto riguarda i Assolutamente. formaggi, sì, quindi comunque Sì, sempre. sempre dosati, diciamo, e ovviamente ogni soggetto poi avrà la sua porzione e la sua frequenza settimanale, quindi in un piano alimentare. Una parte invece importante, infatti, del piatto, come vedete, è la parte delle verdure e degli Gli ortaggi, che ortaggi. costituisce quasi metà del piatto. Infatti è una fonte importantissima perché fornisce le vitamine, i minerali e la fibra, importante quindi anche per il benessere intestinale. Il consiglio che do sempre, sia agli adulti ma anche ai bambini, in realtà è quello di mangiare a colori. Cioè che ogni colore di un alimento ha delle caratteristiche importanti, Delle diciamo proprietà benefiche. importanti. Quindi, sì, ad esempio l'arancione per le carote, il rosso per i pomodori, il verde per i broccoli o il viola per le melanzane. Quindi è un gruppo importantissimo e non deve essere considerato solo come un contorno che a volte c'è e a volte non c'è, no? Nei piatti a Vero, sì. tavola. Ma in realtà è proprio una fonte preziosa di tante sostanze benefiche, Di quindi è nutrienti importanti. importante. Sì, e Può poi essere come anche una potete buona vedere in tattica base. appunto per i bambini, il fatto dei colori, Sì, intendo. è importante, infatti io Sì. dico che poi vale anche per gli adulti, quindi mangiare a Esatto, sì. A colori è sempre una buona volte anche linea gli guida. adulti con le verdure, per esempio, non vanno molto d'accordo. Quindi anche per noi adulti Infatti, sì. può andare bene, sì, assolutamente. Sì, e poi come potete vedere è importante associare il tutto a una buona idratazione, quindi bere acqua, idratarsi correttamente non solo durante i pasti ma durante anche tutta la giornata e condire i piatti con oli vegetali sani, come Sì, l'olio certo. di oliva che è uno dei pilastri della dieta mediterranea. E poi c'è E la. poi invece a destra del piatto c'è un'immagine, una figura in Sì, movimento. Sì, quella è esatto, una attività figura fisica. esatto, che serve a ricordarci che è importante associare ad una sana e equilibrata alimentazione anche l'attività fisica, che agisce anche come controllo, diciamo, del peso corporeo, quindi se si è in sovrappeso o in condizioni di obesità, ma anche come fattore protettivo per l'insorgenza di diverse patologie. Quindi è Patologie. importante mangiare, assumere tutti gli alimenti e variare quindi il più possibile nella settimana, appunto come diciamo la dieta deve essere mangiare sano, questa Certo. è E poi un'altra porzione appunto del piatto, vediamo la frutta. Ecco, sì. spesso si dice che la frutta non va mangiata a fine pasto, ma va mangiata lontana dai pasti. Cosa può dirci appunto su questa, su come consumare la frutta in modo corretto? Perché so che spesso molti dicono che a fine pasto non è indicata e mangiarla per esempio come spuntino o come merenda. Sì, diciamo si consiglia come spuntino, anche infatti se fa parte del piatto sano, questo vuol dire che non deve essere esclusa la frutta, ma anzi anche la frutta è una buona fonte di vitamine, di minerali, è molto ricca di acqua,
e di fibra, quindi importante anche per il benessere intestinale. Diciamo, non c'è una regola precisa su quando deve essere assunta la frutta. Si consiglia di solito negli spuntini perché può essere un buon alimento da assumere, quindi tra un pasto e l'altro, quindi tra il pranzo e la cena, ad esempio, in cui c'è un intervallo molto ampio, quindi è un po' quello spezzafame, però sano. Quindi uno spuntino sano. Sano. Appunto, prima parlavamo anche di verdure, è importante anche consumare verdure comunque di stagione, no? Infatti, come vedremo anche dopo nel piatto che ci preparerà il nostro chef, appunto, affidarsi anche alle verdure di stagione che fanno sicuramente bene, giusto? Assolutamente sì, quindi oltre a mangiare bene bisogna mangiare di stagione perché gli alimenti hanno sicuramente un gusto migliore, delle proprietà nutritive anche maggiori e soprattutto perché abbiamo la garanzia di portare in tavola degli prodotti freschi, dei prodotti sicuri e soprattutto naturali. Certo, quindi diciamo per dare ovviamente un consiglio, non è non, diciamo, una dieta da seguire, però quanti pasti si dovrebbero fare comunque in un giorno seguendo un piano alimentare corretto? Allora, sì, anche qui diciamo non c'è una regola, Una no? regola Perché poi, precisa. come abbiamo detto all'inizio, bisogna assolutamente valutare le esigenze di un soggetto, quindi di un paziente che si reca poi in studio. Si Certo. consigliano diciamo 4-5 pasti al giorno in linea generale, ovviamente, quindi la colazione, che è uno dei pasti più importanti della giornata, perché ci permette di assumere l'energia giusta, quindi per affrontare al meglio quindi la giornata che abbiamo poi davanti. E, gli spuntini di metà mattina o metà pomeriggio servono per diciamo, arrivare poi al pasto successivo con meno fame e per assumere, come abbiamo detto, delle vitamine, minerali e acqua provenienti ad esempio dalla frutta. I pasti più tanti appunto sono il pranzo e che come abbiamo visto da queste linee guida devono essere composti di tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine, i grassi come l'olio e le verdure che arricchiscono il piatto. Ok, e poi vabbè, la merenda, la cena e lo spuntino di mezzanotte non è menzionato. Diciamo quello non c'è. quello non c'è, vabbè. E poi No, no, appunto, come però dicevamo, come? no, no, un prego, prego, dopo. No, 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 vado, vado, prego. No, io ci tengo a dire in realtà Sì. che la dieta deve essere vista come uno stile di vita. Dobbiamo un po' distaccarci dal Sì. concetto di dieta, come schema rigido fatta di eccessive privazioni oppure come mezzo per arrivare poi a un peso ideale. Bisogna imparare a mangiare, quindi a mangiare sano, anche ciò che più ci piace, quindi, però senza ricadere poi nel circolo viziooso che spesso succede Sì, di è digiuni e poi di magari perdite di controllo o di eccessive assunzioni. vero. Poi penso che affidarsi anche, appunto, dicevamo prima, alle diete, sì, magari si perde del peso, ma dopo si riprende forse ancora di più, no, rispetto a prima, Assolutamente. quindi bisogna stare attenti ad uscire un po' da questo schema delle diete rigide, quindi ok. E poi, appunto, dicevamo che ci avviciniamo, no, anche all'estate, quindi è una maggiore anche perdita di liquidi, e ci avviciniamo appunto anche alla prova costume. Quali consigli può dare per seguire una dieta anche equilibrata in estate, comunque sapendo che fa molto caldo, quindi cosa bere molto, suppongo, no? Anche. Quindi cosa Allora, ci sì, può. Sì. sicuramente idratarsi sempre correttamente, come ho detto prima, durante tutta la giornata, quindi a partire dalla mattina, quindi fino alla sera, quindi non solo durante i pasti, quindi l'idratazione è la cosa più importante. E come abbiamo visto, variare il più possibile, perché in questo modo assumiamo anche tutte le vitamine e minerali che ci permettono quindi di stare in salute e quindi di non avere, ad esempio, appunto, che il corpo magari appunto non risulta affaticato, non risulta stanco. Quindi se le diete invece sono sbilanciate, non sono corrette, non sono quindi adeguate per il proprio fabbisogno, il corpo quindi ne può risentire da questo punto di vista. Certo,
Quindi, vabbè, noi ovviamente non siamo qui, come dicevo prima, per dare delle diete, però diciamo da questo che abbiamo detto possiamo ben capire che bisogna bere molto, fare attività fisica, seguire una corretta comunque alimentazione, quindi proprio come stile di vita, appunto, perché benessere vuol dire proprio stare bene, quindi con il nostro corpo, quindi avere questo bel rapporto di salute, che poi a volte si ripercuote anche, no, sulla mente, quindi uno stato psicofisico che ci porta anche, no, a seguire una dieta, quindi bisogna seguire una dieta giusta, fatta ovviamente di persona, da soggetto in soggetto, e mangiare, appunto, tenere presente sempre quel piatto sano di cui abbiamo parlato prima, quindi carboidrati, proteine, frutta, verdura, soprattutto di stagione, sicuramente. Assolutamente, Quindi sì. abbiamo fatto un bel quadro di tutto. Ovviamente poi nel corso delle varie puntate entreremo più nel dettaglio, parleremo ovviamente di tanti altri argomenti legati appunto al benessere e alla nutrizione, perché poi spesso si fa anche confusione sul nutrirsi e alimentarsi, che non sono la stessa cosa, vero? Cioè, nel senso, molti fanno questo Sì, sbaglio, si forse usano. nutrirsi è proprio nutrire, no? Il corpo, mentre alimentarsi spesso. Sì, proprio che riceve il nutrimento, no? Sì. Quindi le sostanze proprio nutritive di cui ha bisogno per svolgere tutte le funzioni e quindi per ricevere anche l'energia giusta per svolgere tutte le funzioni organiche e quindi stare in salute. Come ho detto prima, quindi alcuni alimenti hanno una funzione energetica, altri hanno una funzione, diciamo, che aiutano a preservare l'integrità strutturale. Altri quindi a permettere proprio tutti i meccanismi fisiologici. Certo. Allora, intanto io la ringrazio appunto per questa prima puntata in cui è stata in nostra compagnia e ci ha spiegato davvero questo quadro generale, appunto le linee generali, le linee guida da seguire per stare bene con il nostro corpo. Ora appunto il nostro chef ci preparerà un primo piatto, ovviamente appetitoso ma anche salutare, seguendo appunto il piatto sano di cui ci ha parlato la dottoressa, e vedremo insieme questo primo piatto da riproporre a casa, seguendo appunto queste linee guida. E quindi passerei la parola al nostro chef Gianluca Russo e vi lasciamo alla videoricetta, dopo ci vedremo di nuovo in studio. Ciao a tutti, sono Russo Gianluca e saluto tutti i telespettatori di InfoCilento. Oggi prepareremo un primo piatto, spaghetti con alici e pesto di asparagi. Per fare questa ricetta ci serviranno 300 g di asparagi, 5-6 foglie di basilico, un po' di scalogno e un po' di peperoncino, 120 g di alici già spinate, 30 g di parmigiano, 30 g di noci e 160 g di spaghetti. Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua. Ora prendiamo i nostri asparagi, li puliamo della parte legnosa e questa qua la buttiamo. Ora uno per uno li dobbiamo pulire. Ora li dividiamo in due e li mettiamo a bollire per circa 7-8 minuti. Nel frattempo ci prepareremo il trito di scalogno con un poco di peperoncino. Una volta lessati gli asparagi, dividiamo il corpo centrale dalle punte. Col corpo centrale andremo a fare il pesto e con le punte andremo a fare il soffritto insieme alle alici. Facciamo friggere lo scalogno, poi prendiamo gli asparagi e li aggiungiamo. Poi prendiamo le alici e le aggiungiamo. Nel sughetto ci aggiungiamo un poco d'acqua della cottura della pasta. E lo facciamo andare giusto per 2-3 minuti.
Il sugo è pronto. Ora prepariamo il pesto di asparagi, mettendo un poco d'olio. Poi aggiungiamo i nostri gambi di asparagi, le noci, il parmigiano, 3-4 foglioline di basilico. Io lo sto facendo nei bimbi, voi lo potete fare anche con un frullatore a immersione, dove volete. Il nostro pesto è pronto. Ora possiamo calare la pasta in abbondante acqua salata. Rigorosamente io uso pasta trafilata al bronzo di semola di grano duro di Gragnano. Scoliamo la pasta ancora al dente, aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura e amalgamiamo il tutto. Ora, cottura quasi ultimata, possiamo aggiungere il nostro pesto. La pasta è pronta, ora possiamo impiattare. Io uso un mestolo e un forchettone per fare un nido di spaghetti. Prendiamo gli spaghetti. Li tiriamo un poco su, prendiamo, li poggiamo nel mestolo, giriamo e poi andiamo a mettere al centro del piatto. Poi prendiamo qualche alice, la mettiamo sopra. Poi finiamo il piatto con una bella fogliolina di basilico. Il piatto è pronto. Spero tanto che vi sia piaciuta la ricetta. A presto. E rieccoci, grazie al nostro chef Gianluca Russo per aver preparato questo piatto buonissimo. Ecco, un primo piatto appunto con una verdura di stagione come gli asparagi e poi le alici, che sono comunque un piatto tipico della cucina mediterranea e che possiamo riproporre tutti nelle nostre cucine. Quindi, con questa immagine di questo buonissimo piatto, io vi do appuntamento alla prossima puntata e ci rivedremo sempre qui con Obiettivo Benessere. Grazie a tutti.